Appassionati di calcio, buonasera Daniele Emanuelli e benvenuti al quindicesimo appuntamento in stagione con la trasmissione Il Calcio di Tutti, dedicata ai nove gironi della Serie D. Tantissime le notizie in programma in questa puntata, tantissimi servizi video e poi due ospiti in particolare, ovvero analizzeremo nella fattispecie il girone E e il girone F in questa serata. Quindi rimanete collegati con noi. Poi, come detto, tanti tanti contributi filmati, ma vado a presentare chi mi affiancherà durante questa diretta. Buonasera all'opinionista, nonché direttore sportivo, Ilario Pensorsi. Ciao Ilario. Buonasera a tutti, settimana ricca di cambiamenti sia societari, tanti movimenti di mercato, settimana nerissima per gli allenatori e dopo lo vediamo più di 10 esoneri tra settimana scorsa e questa settimana. Ha riportato anche notizia del calcio, settimana nera per allenatori, due solo oggi gli esoneri, lo rivediamo nel corso della puntata, per cui è stata una settimana non bella per tante società. Sì, tantissime le voci di mercato per quanto riguarda le panchine, anche giocatori importanti del calibro come Fabrizio Cacciatore che sono approdati nel girone C, un passato, lo ricordiamo, tra le file della Sampdoria e del Chievo Verona. E poi fammi dire, prima di andare a vedere il primo servizio di questa serata, quello che riguarda la copertina della domenica calcistica, domani si giocheranno tre recuperi importanti. Vale a dire, per il girone A abbiamo la partita Sesti Levante Casale, per invece il girone I Biancavilla Paternò e infine per il girone D Ravenna Seravezza. In caso di successo, soprattutto il Ravenna arriverebbe a 3 punti di distacco tra le prime due della classe, che sono in questo momento Rimini e Lentigione. Questo per quel che concerne il girone D di Serie D. Allora, facciamo un piccolo summit per quanto riguarda la domenica calcistica dei nove gironi. Andiamo a capire con il servizio copertina quello che è successo. Regia. Nel girone A, tra Chieri e Novara spuntano Dertona, vittorioso di misura sul Varese, e Casale 2-0 al Fossano. Con questa vittoria i bianconeri, approfittando del passo falso del Novara, uscito sconfitto sul campo della Saremese, si portano con una gara in meno a meno 2 dalla capolista. Nel girone B, l'Arconatese batte a domicilio in Franciacorta e supera nuovamente in classifica il De Senzano, bloccato sul pari dal Breno. Nel girone C sorprende la Clodiense, che vince contro le Dolomiti Bellunesi, portandosi a meno 1 dall'Arzignano, che viene stoppato sul segno X dal Munzane. Nel girone di cade il Rimini a Budio col Mezzolara, venendo raggiunti in classifica al primo posto dal Lentigione vittorioso a San Mauro con la San Maurese. Nel girone E cade anche l'Arezzo sul campo della San Giovannese, mentre il San Donato trionfa con un poker in quel di Foligno, divenendo la nuova capolista, approfittando del pari del Gavolano e della sconfitta del Poggibonsi. Nel girone F goleade per Pineto e Recanatese, mentre lo scontro diretto tra Trastevere e Fiuggi va ai padroni di casa, che tornano in testa alla classifica. Nel girone G continua la marcia irrefrenabile del Giuliano, che subisce la prima rete di stagione, con Baglietti che perde la propria imbattibilità. Non molla l'Aprilia Racing, a meno 2 dai campani. Nel girone H cade a Gravina la capolista Bitonto con un sonoro 3-0. In classifica avanza la Casertana, ora seconda, a meno 1 dai pugliesi. Nel girone I la Gerbison allunga sulle inseguitrici, portandosi a più 4 sulla seconda Lamezia, che supera in un colpo solo Cavese da Cireale, entrambe bloccate sul pari. Questo è un po' il punto della situazione per quanto riguarda i nove gironi della domenica calcistica appena passata. Iniziamo a vedere nel dettaglio tutte le schermate con risultati, classifiche e prossimo turno. Iniziamo dal girone A. Regia. Bra Asti 0-1, ricordo che si giocava la decima giornata. Carronese e Lavagnese 2-2, Casale Fossano 2-0, Dertona Città di Varese 1-0, Ligone Imperia 2-1, Pondonaz Saluzzo 0-0, Ticino Chieri 2-1, Saremese Novara 3-2. Vedremo tra poco il contributo filmato. Sesti Levante Borgo Sesia 0-2, Vado Gozzano 0-0. La classifica dopo quest'ultimo turno. Al comando il Chieri a quota 22, Dertona 20, Casale 20, ma domani Casale recupererà la partita col Sesti Levante. Novara 19, Borgosesia, Sanremese 16 punti, Gozzano 15, Bra, Città di Varese, Pondonaz 13 punti, Asti, Vado 12, Imperia, Lavagnese, Ligorna 11 punti, Carronese 9, Sesti Levante 8, Ticino 8, Saluzzo 7, Fossano 5 punti. Caro Ilario, è stata una domenica importantissima perché è caduto il Novara in casa della Sanremese, ma si fanno avanti Casale e Dertona per insidiare il primato occupato momentaneamente dal Chieri e soprattutto domani un recupero fondamentale per il Casale.
Ma io sottolineerei anche la ripresa del Ponte Donnaz, perché l'abbiamo messo nelle ultime posizioni. E come sai, ti ricordo che adesso, appena di nuovo il direttore, il mister si è ripreso molto bene. Novara c'è una caduta, ci può stare perché a Sanremo hanno una squadra importante che vuole giungere ai playoff, per cui già il 3-2 ti fa comprendere, la partita è stata molto combattuta. Casalena arrestabile, l'abbiamo invocato, l'abbiamo cercato, soprattutto le prime battute, ora ha un rullo compressore ed è l'unica che sta traendo il passo del Chieri, che conosce la prima sconfitta e mi fa molto piacere per la Reggia Ticino ed è il mio amico direttore Bratto che finalmente vi vince e acquista 3 punti importanti per la salvezza. Per il resto vedo comunque grande vittoria del Tona che dopo la sconfitta della settimana scorsa trova vittoria con 1-0 con il Varese e quindi sono 3 punti. Comunque questo campionato ancora può dire molto nel corso del tempo. Sì, intanto abbiamo visto proprio il rigore che ha permesso al Dertona di superare Città di Varese. Per quanto riguarda questo girone, andiamoci a godere proprio la vittoria della Sanremese contro il Novara, il servizio a cura di Dilettantissimo.tv. Il Comunale di Sanremo si veste a festa. Domenica 7 novembre arriva una nobile decaduta, nonché accreditata la vittoria finale come il Novara. Sanremese alla portata dell'impegno, ma che deve trovare una continuità che è la grande incognita anche in questa stagione. Piemontesi che vincendo, conti alla mano, potrebbero anche agganciare il Chieri in vetta. Emozioni a non finire in quello che è il big match di questa decima giornata, soprattutto nei primi 45 minuti che iniziano nella sintesi di Nico Cosentino col colpo di testa di Ferrari alto sulla porta di Raspa. È l'incipit di una fase favorevole ai padroni di casa, al decimo. Una punizione dal limite di Anastasia viene toccata di mano in barriera. Il direttore di gara è ben piazzato e indica il dischetto dagli 11 metri. Lo stesso numero 7 toglie letteralmente le ragnatele dall'incrocio dei pali. 1-0 Matuziano. Ma l'11 di Marco Marchionni è una big e le big a reagire ci mettono poco. Minuto 16, cross dalla sinistra, buco di Valagus. Di Masi ringrazia e col piattone batte Malaguti sotto le gambe. Pareggio che dura un quarto d'ora, poco più. Al minuto 32, corner da destra, perfetta centroarea dove il bomber Vutai svetta e in corner nel mezzo della tonita difesa locale. Sorpasso completato, prima frazione che ha ancora qualcosa da dire. Al 40esimo, Mihailovski sradica un pallone dai piedi di Gonzalez. Cross sul secondo palo dove la conclusione di Anastasia crea un flipper. Doveva farsi perdonare qualcosa Valagussa, lo fa nel modo e nel momento migliore. 2-2 a fine primo tempo. La ripresa inizia con un'incursione sanremese in area blu. Ferrari in versione centroboa, contatto dubbio sull'inserimento di Valagussa. Diego Vita prende il rimbalzo, ma viene murato da Vimercati. Il numero 11 diventa però assoluto protagonista al 65esimo. Lo schema ormai quello: palla Ferrari, sponda del numero 9. Nella circostanza, Vita si fa 20 metri, palla al piede, appena in aria, fredda in diagonale, Raspa è il 3-2 e anche il tripudio. Il Novara rimane in 10 per doppia munizione di Vimercate. Ma è una big e le big non muoiono mai. Una big sfortunata però, perché le ultime immagini sono quelle del palo interno beffardo di Bortoletti. Di fatto, la bandiera bianca della formazione piemontese che si mangia le mani perché il Chieri perde col Ticino. Sanremese che torna grande con le grandi. Ora deve rimanerlo a partire da settimana prossima nella gara in trasferta contro l'Asti. Questa è la sintesi che avevamo scelto, poi ricordiamo anche Dertona Varese a cura di Varese Sport, il gol che ha permesso di ottenere i 3 punti direttamente da calcio di rigore per il Dertona. Questo è il prossimo turno, si giocherà qui l'undicesima giornata, lo ricordiamo, Asti Sanremese, Borgo Sesia Vado, Chieri Carronese, Città di Varese, Sesti Levante, Fossano Dertona, Gozzano Pondonaz, Imperia Ticino, Lavagnese Saluzzo, Ligonna Bra, Novara Casale. Te la sei chiamata, no? Te la sei chiamata, qui è una partita non cruciale, però sono le due contendenti di questo campionato. Allora, quindi la partita siamo d'accordo, andiamo adesso al girone B per quanto riguarda la Serie D, eccolo qui, ci aiuta la grafica, risultati, decima giornata. Ancora Tese, Franciacorta 3-1, Brusaporto Castellanzese 1-3, Casa Tese, Brianza Orgina Tese 2-2, vedremo tra poco il contributo filmato, Citinova Legnano 2-0, anche di questo qui, anche di questa partita abbiamo il contributo filmato, Desenzano Breno 1-1, Folgore Caratese Caravaggio 2-1, Ponte San Pietro Crema 0-1, Sona Villa d'Almè 1-0, Virtus Bergamo Leon 1-0, Visnova Giussano Real Calepina 2-2. Andiamo a vedere la classifica dopo quest'ultimo turno, eccola qui.
qui ci aiuta la regia. Arcona Teso al comando a quota 21, segui De Senzano a 20, City Nova 19, Sona, Casatese, Folgore, Caratese 18 punti, Virtus Bergamo 17, Breno, Brusaporto, Legnano, Brianza, Orgina Tese 14 punti, Leon, Caravaggio 12, Castellanzese 10, Franciacorta, Villa d'Almè 9, Crema 8, Vissenova Giussano 8, Ponte San Pietro 8, Real Calepina 4 punti. E dunque, caro Ilario, facciamo un po' il punto della situazione mentre ci godiamo le immagini di Casatese Brianza Orginatese a cura del club Brianza Orginatese. Ilario. Ma stupisce l'Arconatese. Quest'anno non so, un anno, a volte dico, sono gli anni propri di una squadra. L'anno sta andando con un piede importante, sta facendo punti senza sperte che in casa, spendendo veramente il minimo. Però questo è un campionato talmente corto, Daniele, che dal sesto posto al primo sono 3 punti di differenza, per cui il campionato è talmente corto tra di loro che può succedere tutto in ogni settimana. Il Sona è per me la squadra più la sorpresa di questo campionato, ed è al quarto posto, ha solo 3 punti dalla prima. Finalmente Crema riconosce una vittoria, che è importante perché Crema non può stare lì in quelle zone. E c'è stato anche un girone dove sono registrati tanti momenti di mercato, soprattutto tante squadre. E poi domenica c'è un altro big match, poi rivediamo, c'è Fugo Galatese Arconatese, che è un'altra partita da seguire con attenzione. Ma sicuramente sì, come dicevi tu, diversi ribaltamenti tra lo stesso De Senzano e per appunto l'Arconatese. Poi c'è da dire anche un'altra novità: si è mossa anche la classifica per il Real Calepina, seppur ultima a piccoli passi. Abbiamo un po' portato fortuna in qualche modo al direttore che era stato presente qualche settimana fa nei nostri studi, ospite della nostra trasmissione. Un girone che rispetto ad altri, questo girone B, non vedo squadre, come ricordavi tu appunto nel tuo intervento, schiacciasassi. È un girone molto equilibrato, mentre vediamo anche altre partite che arrivano da Arizona TV e dal club del Senzano, altre due partite che abbiamo scelto per quanto riguarda questo girone. E ti dicevo, non c'è una squadra schiacciasassi, se vogliamo dirla tutta, e sorprende un po', come ricordavi anche tu, il Crema laggiù in fondo alla classifica, vedendo anche il campionato che ha fatto la precedente stagione, no, caro Ilario? Eh sì, Crema, meno male che ha vinto. Anche la Castellanzese si è ripresa con l'arrivo del mister Cotta. E in alcuni avvicendamenti tecnici sono stati gioviali. E il Legnano, inoltre, riconosce il nuovo direttore sportivo, l'ha presentato ieri, che è Rosso Pogliani, che può dare un contributo importante al Esatto, Legnano. E esatto. poi c'è Tedinova e De Senzano, che secondo me andranno di pari passo fino a fine anno. Io l'ho detto, come ho detto all'inizio, questo può essere l'anno cruciale della Folgore Canadese, che può tentare il colpaccio quest'anno, perché la Canadese gli auguro il meglio, ma non credo che possa ancora reggere questo tipo di ritmo. Però a volte il calcio si insegna tanto, e può essere davvero un anno di tante situazioni che possono portare la vittoria anche di una squadra che nessuno si aspettava. Questo intanto è il prossimo turno, caro Ilario, Arconatese, Folgore, Caratese, Breno, Ponte San Pietro, Brianza, Orginatese, De Senzano, Caravaggio, Vissenova, Giussano, Casatese, Brusaporto, Crema, Citinova, Franciacorta, Leon, Legnano, Castellanzese, Real Calepina, Sona, Villa d'Almè, Virtus Bergamo. Ma io, come ho detto prima, Arconatese, Folgore-Caratese, però Cremasi di nuovo è un'altra partita dai mille sfumature, perché è vero che Crema è in difficoltà, ma questo è sempre un big match per me, ancora. Ci spostiamo nel girone C adesso, Adriese Luparense 2-0, risultato ottava giornata, lo ricordiamo. Arzignano Cialise Muzzano 1-1, dunque Arzignano, dopo aver perso domenica scorsa a Mestre, si ferma nuovamente, ma questa volta almeno ottiene un punto contro il Cialise Muzzano. Vedremo tra poco il contributo firmato. Campo d'Arsico Cartigliano 1-0, Cattolica Mestre 0-1. Este Caldiero Terme 0-3, Levico Terme Spinea 1-0, Montebelluna Ambrosiana 2-0, San Martino Speme Delta Porto Tolle 1-0, Unione Clodiense Dolomiti Bellunesi 1-0. Abbiamo portato fortuna anche al direttore sportivo della Clodiense, la scorsa settimana era ospite Sì. nei nostri studi. Andiamo a vedere la classifica.
Alzignano al comando a quota 19, Chioggia 18, Luparense 17, Adriese, Campodarsego 16 punti, Levico Terme, Muzan 13, Delta Porto Tolle 12, Cartigliano, Caldiero Terme, Montebelluna, Mestre 11 punti, Dolomiti Bellunesi 10, San Martino Speme 7, Este 6 che ha esonerato l'allenatore, Cattolica 6 che ha ufficializzato De Angelis a centrocampo, Ambrosiana 3, Spinea 2 punti. Allora andiamo a vedere un attimo la giornata, intanto vi faccio rivedere i risultati. Allora, come hai detto bene, perché l'Est ha ripreso un vecchio mister che io conosco bene, Andrea Pagano, che è un ritorno, che è stato 5 anni fa, e dopo questa sconfitta ha proprio dovuto sostituire, potrebbe dare un supporto importante. Preoccupa, il mondo non preoccupa, spaventa un po' l'Arzignano, perché era aperto un campionato, secondo me. Cioè, in un punto, in due partite non vuol dire nulla, ma vuol dire tanto, perché nel frattempo Clodiense, Campodarso, che altre corazzate hanno approfittato, la Clodiense vince. E si mette lì a un punto. Ora Zignano deve ingranare di nuovo, perché altrimenti sono tre squadre che possono emulare in qualsiasi momento. Il Messina si è ripreso, due vittorie pesantissime la volta scorsa con la Zignano, ora a Cattolica, che ha acquistato, ha detto tu, De Angelis, un buon giocatore, deve dare una mano importante a questo fatto che si deve salvare. E poi c'è, cioè, per me, no, le Dolomiti Bellunesi, che io mi sono informato, è una squadra che sarebbe la fusione di tre società, Sì. che, da come ho capito, almeno dai mass media, hanno un progetto importante, almeno quest'anno, di fare un po' un campionato, poi di salire pian piano il livello. Sì, intanto vediamo l'immagine appunto tra Arzignano e Muzan a cura del club del Muzan, partita terminata 1-1. Diciamo che come detto tu, l'Arzignano è comunque al secondo stop, una squadra che aveva cominciato questo campionato in gran corsa, nessuno riusciva a fermarla, poi è arrivato contro un Mestre, la prima sconfitta addirittura per 4-0, lo ricordiamo, Mestre che poi si è confermato, come dicevi tu, anche in trasferta, per ottenendo la seconda vittoria consecutiva in quel di Cattolica. Non male, non male, perché il Mestre comunque può essere una delle protagoniste di questo girone, anche vista l'importanza, la tradizione, la storia di questo Poi club qui. Caldiero Terme ha preso un giocatore di spessore, calciatore, che hai detto Cacciatore. all'inizio, che questa categoria. Non se Caldiero, perché ha fatto questo colpaccio, perché a me è un colpaccio, me l'aspettavo da squadra importante. Può darsi che loro vogliono mirare playoff, perché quando si prende calciatore non pensi che ti vuoi salvare, almeno. No, conoscendo anche l'esperienza, in grado sia di attaccare che di difendere, può dare una mano anche in zona gol, soprattutto con gli inserimenti sui calci da fermo, con i colpi di testa. È un giocatore strutturalmente molto, molto valido, molto forte. Quindi, secondo me, è un ottimo colpo. Andiamo, se lo vediamo. Ok, eccolo qui. Caldiero Terme, Montebelluna, ricordiamo si gioca la nona giornata, Cartigliano Adriese, Charlize Muzan, Union Clodiense, Delta Porto Tolle, Campodarsego, Dolomiti Bellunesi, Ambrosiana, Levico Terme, Cattolica, Luparenza, Arzignano, Mestre, Este, Spinea, San Martino. Io scelgo la Ma terza partita. io scelgo invece Delta Porto Tolle Campodarsego. Sono due big match, anche l'Uparenza Zeno Campo, però sono due partite da vertice. Però questo è un campionato che, secondo me, si avvicina molto al campionato di prima, perché se guardi bene anche le prime cinque sono appattagliate tra 3-4 punti di differenza, quindi sono campionati che stanno un po' riequilibrando più o meno tutti. Da Campodarsego a Zignano, nelle prime 6 posizioni sono 3 punti. Per Guarda, cui, poi non dire che non ti voglio bene. sì, per cui, appunto, credo che ci sia molta competizione in questo campionato. Eh sì, poi comunque facendo un rapporto con i punti è molto equilibrato anche la zona rossa della classifica, dallo Spinea a San Martino Speme, insomma, tutto in 5 punti, eh? Quindi guardiamo anche quella. Va bene, adesso ci spostiamo nel girone D, tra poco andiamo ad accogliere Jacopo Galbiati per quanto riguarda la realtà del Pordenone.
Poggi Bonsi, anzi scusami, sì, del Poggi Bonsi. Intanto andiamo a vedere quello che è successo in Serie D girone D. Decima giornata, Borgo San Donnino, Ghibi Borgo 0-0, Correggese Salcione Milano 1-1, Fanfulla Aglianese 1-1, Forlì Bagnolese 2-0, Mezzolara Rimini 2-1, Progresso Seravezza 0-1, Ravenna Prato 4-1, Real Forte Querceta Atletic Carpi 2-2, San Maurese Lentigione 1-2, Tritium Sasso Marconi 1-1. Da notare la prima sconfitta in stagione per il Rimini che viene puntualmente raggiunto in classifica, lo vedremo tra poco, eccolo qui, dal Lentigione. E ricordo ancora una volta che domani si giocherà, occhio, alla terza in classifica, Ravenna-Seravezza. Terza contro quinta della classe, in caso di vittoria dei giallorossi, il Ravenna arriverebbe a meno 3 dalle due capoliste. Rimini 25 insieme al Lentigione, Ravenna 19, Aglianese 18, Seravezza e Mezzolara 17 punti, Prato 16, Sasso Marconi 15, Atleti Carpi 14, Fanfulla, Alcione Milano, Real Forte Querceta 12 punti, Forlì, San Maurese 11, Correggese 10, Borgo San Donnino, Bagnolese 8 punti, Progresso, Tritium 7, Ghibi Borgo 6. Tritium che ha ottenuto con il nuovo direttore sportivo c'era ben 13 acquisti nell'ultima settimana, davvero tanti, però iniziamo a commentare questa giornata, caro Ma Ilario. allora, io sottolineerei il Seravezza perché ha vinto in un campionato a Progresso che non è mai semplice, perché è una squadra, anche se è giovane, molto consolidata. Però la sorpresa di questo campionato, insieme a Mezzolara, che è la prima squadra che riesce a battere Rimini. Sapevo già del Mezzolara, l'abbiamo visto tante volte, però il Seravezza è un'altra squadra che mi sta sorprendendo, mi aspettavo un Comunque, campionato. chi viene ospite da noi la scorsa settimana abbiamo avuto sia la Clodiense che il Mezzolara, hanno vinto tutte e due. Il Ravenna che rifila quattro palloni a Prato e Ravenna si è ripreso perché con due vittorie di fila. L'Aianese che va a pareggiare a Fanfulla e ci può stare il pareggio anche con Reggio Salcione. Quello che mi sorprende ancora di più è questo Lentigione che per me è la squadra forse più Giocano bene a positiva. pallone, No, Ilario, se giocano guardi veramente le bene. rose rispetto a Rimini, Prato, Ravenna, ha qualcosa di meno, però ha questo inquadratore che hai detto tu che gli consente di fare questa, è un momento la squadra più positiva di questo campionato. E poi la Tritium ora deve verificare, perché la Tritium, come hai detto tu, ha registrato quasi 14 ingressi in 4 giorni, ha cambiato anche team manager, e con il giocatore che ha preso, cioè, ne dico, il Cito Guida, 10, Tanti, tanti. credo che la Tritium ora, non dico arriva ai playoff, ma salirà a tante posizioni in classifica. Sono d'accordo con la tua valutazione. Allora io direi, facciamo una cosa, una dietro l'altro, ci andiamo a godere la vittoria del Mezzolara contro i Rimini e poi, l'avevi citata prima nei tuoi appunti, la grande vittoria del Ravenna contro il Prato. Attenzione al quarto gol del Ravenna. Saporetti segna da casa sua e capirete perché tra poco quando vedrete in servizio. Mezzolara Rimini e Ravenna Prato. A Budrio si torna indietro nel tempo nella gestione dei Meis. La squadra conobbe una brutta sconfitta nella stagione attuale. Arriva la prima per il Rimini sotto la gestione Rota contro una squadra che dopo l'ottimo inizio era stata perfino primatista del girone, aveva perso un po' lo smalto e la luce fino a ritrovarla dopo la prova odierna. In mezzo all'area maglia bianca si rende subito pericoloso questo assolo di Cortesi che non trova deviazioni vincenti sotto misura ad opera dei propri compagni. Ma dall'altra parte l'asse Piscitella Germinale sta lì a dimostrare di che pasta è fatto il Rimini, l'ex Vis Pesaro sfiora così la marcatura. In fase di ripartenza il Rimini perde palla permettendo a Faggi di arrivare a tiro, Marietta risponde presente. È la volta della stella ex Entella Andreis, il giocatore in contropiede va vicinissimo al gol del vantaggio, pallone fuori di un nulla. Quando il Rimini ha palla tra i piedi va vale il prezzo del biglietto, Gabbianelli di tacco, smarca lo Duca, traversone sbagliato per l'ex Catania. Dall'angolo e chiusura di tempo i padroni di casa passano con questo stacco di testa a cura di Pierantozzi. Davvero bello e preciso l'inserimento da parte del numero 2 di casa. Sarà questa l'unica sbavatura in fase d'attenzione da parte della difesa di mister Gaburro. Nella ripresa Piscitella scodella questo pallone per Greserini, centrocampista è bravo in fase di inserimento con Malagoli che si fa trovare pronto. Da calcio piazzato di Piscitella nasce il colpo di testa di Tanasa. Malagoli lo trattiene permettendo all'Astro Tonelli sempre di testa di ribadire il pallone alle sue spalle. Il Rimini giunge al pareggio con leggera complicità del portiere di casa. Potremmo dire fino a questo punto pareggio meritato.
In mezzo all'ala mette il naso fuori dalla propria area di rigore e con scioltezza e semplicità amministra la sfera portando alla conclusione finale Cortesi, ma Marietta c'è. La punizione di Rimini torna a rendersi pericoloso dalle parti malagoli, il portiere vede all'ultimo il pallone in tuffo, riesce ad evitare pericoli maggiori. Dopo un'azione confusa che porta a un batti e ribatti, Gabbianelli prova a trovare la via del gol, il pallone si alza sopra la porta difesa da malagoli. Ma l'ingenuità la commette il Rimini dall'altra parte, gentile omaggio del pallone al numero 10 Cortesi che una volta penetrato in aria viene atterrato da Panelli. Dal dischetto lo stesso Cortesi non tradisce l'appuntamento con la rete per il 2-1 finale, mandando in estasi tutto il pubblico di casa e i propri compagni. Nel finale è lo stesso Panelli a farsi perdonare per il rigore concesso, ma il suo colpo di testa viene sventato da Malagoli e a nessuno dei biancorossi riesce il tap-in vincente. Termina qui una gara dove, nonostante la sconfitta, il Rimini si dimostra una squadra fortissima con il mezzolara che compie l'impresa di giornata. Dove potrà arrivare questa Ravenna considerando i potenziali della rosa? Nessuno può dirlo. Recupero permettendo i giallorossi balzano al terzo posto in classifica e con una vittoria in quella gara che manca potrebbero portarsi a meno 3 dalle prime due della classe. Ma tra il dire e fare c'è di mezzo la sfida con il Prato. Arbitra la gara Iannello di Messina coadiuvato da Pampaloni di La Spezia e De Capo di Nola. Il Ravenna si vede subito in area ospite, incursione di Saporetti, tentativo ribattuto, pallone messo al centro con Guidone che sotto misura deposita la sfera in fondo alla rete. Gol annullato per posizione di offside dall'attaccante in maglia numero 17, gioia strozzata per i giallorossi che non demordono e pervengono nuovamente al tiro con Spinosa, Pagnini in tuffo plastico devia in corner. Ma ultimamente vedere il Ravenna giocare è un piacere, guardate l'azione che interrompe l'equilibrio in campo, si la mette al centro, Guidone stop e serve palla Grazioli che al centro dell'area di rigore pesca Calì e tanti saluti alla difesa toscana, 1-0 che sa di squadra per i giallorossi, applausi meritati. I padroni di casa non si accontentano, da calcio piazzato Antonini pesca Grazioli, cui tiro a giro viene respinto da Pagnini. In una delle poche sbavature della difesa di casa, il Prato colpisce e punisce con Maione. Delizioso lo scavetto con il tocco che vale momentaneo 1-1. Ma la gioia pratese dura pochissimo, il Ravenna non ci sta. Saporetti dall'altra parte tocca per Guidone che viene toccato, secondo giudizio arbitrale, da Cestaro. Dal dischetto si presenta Saporetti riportando in vantaggio i giallorossi. Ma il pomeriggio di Pagnini continua ad essere tutt'altro che inoperoso. Qui l'estremo ospite deve distendersi per neutralizzare il tentativo di Silla prima e quello di Prati successivamente. Prato che rimane in partita grazie al suo portiere. Nella ripresa segnali di risveglio proprio della formazione ospite. Il tiro di Dorsi viene deviato in angolo da Dabotti. Dal corner corre un brivido per la difesa ravennate con la formazione ospite che non riesce ad impattare il pallone dopo una mischia pericolosa. Il triste di Ravenna viene in modo carambolesco. Angeli sbaglia lettura su Silla, l'attaccante si presenta in area di rigore ma viene stoppato dallo stesso Angeli. Guidone raccoglie la sfera, centra Silla in pieno. Il pallone carambola però sul piede caldo di Calì che con una parabola velenosa beffa per la terza volta gli ospiti. 3-1 e fine dei giochi. O forse no, perché la squadra di Dossena continua a produrre e a divertirsi sprecando le occasioni anche quando il pallone viene gentilmente restituito. E la volta di Guidone che non riesce a trovare proprio il gol. Dall'altra parte due traversioni di Alexis provocano qualche brivido alla difesa di casa, prima Maione non ne approfitta, nel secondo tentativo Botti respinge di pugno, ma che sia la domenica dove a Ravenna riesce davvero tutto, tra bravura e gentili omaggi degli avversari si capisce quando Saporetti da casa sua inventa il gol della domenica e con questo ci uniamo anche noi agli applausi preferendo alzare i decibel dello stadio Benelli per concludere questo servizio. Hai visto come si calcia un pallone, Ilario Pensosi? Ma si chiama Saporetti, si chiama. Bravo, bravo, ti vedo preparato, bravo. Allora, andiamo a vedere il prossimo turno, l'undicesima giornata di Serie D, girone D, poi ci spostiamo nel girone E, dove andiamo ad accogliere anche Jacopo Galbiati. Al Cione Milano, Ravenna, Teti Carpi, Fanfulla, Bagnolese Progresso, Forlì Tritium, Ghiviborgo Correggese, Lentigione, Real Forte Querceta, Prato, San Maurese, Rimini, Agnanese, Sasso Marconi, Borgo Sandornino, Seravezza, Mezzolara. Ricordo che domani però si gioca soprattutto Ravenna, Seravezza. Quale scegliamo, caro Ilario? Qui mi deve aiutare perché c'è Arcione e Ravenna, Carpi Fanfulla, Rimini Agnanese e Seravezza Pozzi Mezzolara. Rimini Agnanese, allora, ma per qualcosa di ma pochissimo parliamo, Bravissimo, bravissimo, così mi piace. Guarda, stai migliorando, ti potrei quasi promuovere, quasi promuovere. Andiamo adesso al girone E e poi andiamo ad accogliere Jacopo.
Cassina Flaminia, Cassina Flaminia 1-2, Foligno San Donato Tavernelle 0-4, vedremo tra poco il contributo filmato. Follonica Gavorrano, Tiferno Lerchi 1-1, Lornano Badesse Cannara 0-0, Monte Spaccato Pro Livorno 3-1, Rieti Poggi Bonsi 2-1, San Giovannese Arezzo 1-0, Sporting Trestina Pianese 1-0, Unipomezia Scandicci 1-1. Praticamente perdono tutte le prime della classe, rimane solo il San Donato Tavernelle con il Gavorrano che ha ciuffato il pareggio nell'extra time. La classifica: San Donato al comando a quota 19, Gavorrano segue 17, Arezzo, Poggi Bonzi 16, Pianese, Monte Spaccato 14, Tiferno 13, Flaminia 11, Sporting Trestina 10, Lornano 10, Scandicci 9, Cannara 8, Rieti, Pro Livorno 8, Cassina 7, San Giovannese 6 punti, Foligno 5, Unipomezia 3 punti. Allora io direi di andare, prima di sentire te caro Ilario, ad accogliere nei nostri studi il direttore sportivo del Poggi Bonzi, Jacopo Galbiati. Ciao Jacopo. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Allora, Jacopo, commentiamo con te, approfittando appunto della tua presenza, un po' questi risultati, perché come dicevo poc'anzi, le prime della classe hanno perso tutte tranne il San Donato. Volevo capire anche la vostra partita, che partita è stata, visto che siete usciti purtroppo sconfitti anche voi. Ma il San Donato è riuscito a vincere 4-0 a Foligno, è un risultato che comunque non pensavo così rotondo, anche se le potenzialità del Foligno del San Donato sono molto elevate. Gavorano ha dimostrato un'ulteriore volta di non mollare mai, di riacciuffare il risultato agli ultimi minuti. La nostra qual è stata? È stata una partita dove noi abbiamo fatto un'ottima prestazione, secondo il mio modesto parere. Abbiamo fatto due errori singoli e siamo stati condannati, anche se i rigori, secondo me, per le nuove regole erano tutti e due netti e quindi non si può dire niente, quindi dobbiamo recriminare solo con noi stessi per le disattenzioni difensive. Io volevo chiederti, Jacopo, se tu pensi che la vostra formazione, che io e Ilario, quando abbiamo presentato un po' questo girone, io sono andato più sul San Donato, Ilario più sull'Arezzo, però siamo concordi entrambi che l'Arezzo, anche per tradizione e storia, è quella che potrebbe davvero essere protagonista fino in fondo. Mi racconti un po' anche la vostra realtà del Poggi Bonzi, che campionato avete intenzione di fare quest'anno, il vostro obiettivo reale? Ma il nostro obiettivo, siamo una neopromossa e abbiamo il dovere di mantenere la categoria e lo volevamo fare senza problemi d'animo. Ci siamo trovati lì nelle prime posizioni fino alla scorsa domenica, penso anche per merito, perché comunque le prestazioni sono state buone tranne quella di Scandicci, ma come ha detto bene Ilario, che è un conoscitore della Serie D e non solo, San Donato Tavernelle e Arezzo io penso siano le squadre più attrezzate, e dopo vi arriva il Gavorrano, secondo il mio modesto parere. No, ma io lo sgrido a lui, perché io dicevo San Donato e lui mi sgridava a me, e poi eravamo concordi tutti e due sull'Arezzo. Volevo capire anche un po' questo campionato. Tu come lo valuti, Jacopo? È un campionato dove appunto pian piano siete venuti fuori voi, ma ci sono anche altre realtà interessanti. È un campionato che rispetto ad altre stagioni, seppur voi siete una neopromossa, secondo te è migliorato molto questo girone e a livello tecnico e qualitativo? Ma sicuramente con l'Arezzo e con il San Donato Tavernelle, che già sta lavorando da 2 anni con uno staff importante, sicuramente si è liberato verso l'alto. Poi penso che Gavorrano e di conseguenza tutte le altre squadre più o meno sono tutte allo stesso pari, credo. Non so il Foligno in che situazione sia, ma non solo tecnica, ma più che altro societaria. Questo mi dispiace, perché io ho giocato a Foligno 1 anno e è una piazza molto importante che si merita comunque, anche per il seguito che è per la città, non un campionato di basso livello, ecco.
sono d'accordo con le tue valutazioni. Allora, andiamo a vedere, ne approfitto che ci sei anche tu, la partita che riguarda Vicino di Foligno contro il San Donato Tavernella a cura di Tef Channel, e poi rientriamo e continuiamo l'approfondimento per quanto riguarda il vostro girone. Finisce in questo momento la gara del Brassone che vede Foligno sconfitto per 0-4 col San Donato Tavernelle, che fa valere la sua posizione in classifica. Un Foligno che sicuramente non sono questi i punti che deve fare oggi in casa, vedendo l'avversario che è sicuramente più esperto. Ma andiamo a commentare la gara con Roberto Casolari alla riprese. Al sesto occasione per il Foligno, Valentini in area crocia bene, Cardelli si supera deviando in angolo. All'ottavo va giù in area Valentini, in contatto in area con il difensore, l'arbitro fa proseguire. Al dodicesimo si porta in vantaggio il San Donato Tavernelle, Pino parte in linea dei difensori, forse al di là della linea, trafigge Gille con un secco raso terra. Al 27esimo, occasionissima per il Foligno, Giganda per due volte in area non riesce a concludere in rete per il tappeto decisivo. Bravo anche Cardelli a dire di no. Al 37esimo, in contropiede Pino spara alto. Al 38esimo, la capolista mette in ghiaccio la partita. 1-2, Calcani fulmina Gille in area, un giro di orologio, Gerardini appoggia in rete raccogliendo un tiro cross di Pino sull'auto di sinistra, capolista cinica e spietata. Si inizia la ripresa con le riprese di Roberto Casolari. Al 17esimo Cardelli devia un angolo, una conclusione da fuori. Al 27esimo Amadio ci prova dalla distanza, Cardarelli si distende e devia in angolo. Al 48esimo arriva la quarta rete del San Donato Tavernelle. Mocci appoggia in rete e termina così la gara sul risultato di Foligno 0, San Donato Tavernelle 4. Se uno guarda solo il mio risultato è normale. Perdi 4-0, c'è poco da recriminare. Però se uno vede bene la partita, noi nel primo tempo abbiamo avuto delle opportunità importanti per passare in vantaggio e noi non siamo riusciti a concretizzare quelle occasioni che abbiamo avuto. Poi è normale, poi quando sul 3-0 non è facile reagire. È una partita che ci fa capire che bisogna stare sempre sul pezzo, non bisogna mollare nulla. Sicuramente non abbiamo ripetuto sotto l'aspetto della concentrazione la prestazione di domenica, anche sotto l'aspetto proprio della volontà, tenendo presente che avevamo una squadra importante di fronte, lo sapevamo, ne avevamo parlato, per cui dispiace perché è un risultato bugiardo per la prestazione che abbiamo fatto. Sì, ci ha messo in difficoltà all'inizio di gara, la prima parte del primo tempo, dopo siamo andati in vantaggio, abbiamo raddoppiato, poi la partita si è messa in discesa. Nella prima parte ci hanno messo in difficoltà, non c'è un breve dubbio, è stato bravissimo il nostro portiere in due circostanze, però poi alla distanza credo di aver legittimato la vittoria in maniera netta. Eh sì, ascoltavo le dichiarazioni dei due tecnici. Ilario, solo un appunto, bisogna fare i complimenti anche alla San Giovannese perché ha compiuto un po' l'impresa di giornata, riuscendo a battere l'Arezzo, una squadra che è in difficoltà, ho tanti amici a San Giovanni Valdarno, saluto anche il collega Alessandro Forni, uno che ha avuto sempre modo di commentare la San Giovannese, di scrivere anche un libro sulla squadra gloriosa, ricordiamo anche un passato in Serie C. Però battere l'Arezzo 1-0 è sicuramente un'impresa di giornata per quanto riguarda questo turno. Io dico che i derby sono sempre una storia a sé, il derby del Valdarno è una storia a sé. A me mi dispiace per l'Arezzo, ma la Sangiovannese ha meritato questa vittoria. L'ho vista la partita, di sangue, di cuore, di grande volontà. Dispiace per Monaco che si è dimesso oggi da Foligno. Non capisco questa scelta. Hanno preso Marmorini, che è un buon tecnico. Però Monaco è un allenatore che farà differente, non capisco le somme di Monaco a Foligno e non capisco nemmeno ieri il terremoto che è successo alla Pro Livorno, dove dirigente Puccini mi manda via Braccini e Nicolai che hanno fatto un'impresa già l'anno scorso giocando terzi con la Pro Livorno. Pensate che le Pro Livorno in eccellenza, Pro Livorno in Serie D, quest'anno hanno un campionato più o meno equilibrato. Non capisco nemmeno queste decisioni, questi due esoneri e questi due avvicendamenti. Nel caso dell'Arezzo credo che si riprenderà, il derby è una storia a sé, il direttore le conosce bene queste piazze perché ha militato come calciatore, lui dovrebbe essere contentissimo perché la sua prima esperienza come direttore sta facendo molto bene. Se ti ricordi dissi Arezzo, San Donato, la sorpresa si chiama Poggibonsi, fino a non mi sono sbagliato perché
Perché ora smetterà a ridere Manuelli, ma io lo conosco molto bene perché ci ha giocato mio cugino, innanzitutto lui gira Manna. due. Jacopo, lo conosco da 5 puntate, quest'uomo, ed è stato ovunque. Sono venuto a scoprire che ha giocato suo fratello anche nella città dove sono nato io, nella mia squadra. Ma è vero, purtroppo sembra stare È un una storia uomo così. ovunque, lui e tutto l'intorno è un uomo ovunque, un uomo ovunque. Io ho visto Non due mi fa anni in Toscana, preoccupare. quindi Poggibonsi. No. Alle Poggibonsi, lascia stare una promossa, ma la storia e la tradizione e la carriera di questa società dice altro, sta sempre nei campionati professionisti. Ora si è ripresa, ha vinto in format nuovo dell'eccellenza e in Serie D sta facendo tanto, veramente tanto, perché sta nelle prime 4-5 dove davanti trovi soltanto San Donato, che ha come mister indiano e come direttore di Biccerai, che hanno vinto i campionati nella vita, per cui. E il budget e le considerazioni sono tanto diverse. Sono contentissimo, però ho capito, a volte queste scelte tecniche, soprattutto alla Poligono, non ne capisco, perché Poligno è vero che è una grande città storica, ma la rosa è molto minore rispetto alle aspettative, per cui non riesco a comprendere queste scelte. Beh, comunque mi hai un po' anticipato, no? Nel senso che volevo chiederti, Ilario, se tu ti aspettavi il Poggibonsi così, se mi dici che parlando con Jacopo gli avevi pronosticato che poteva essere la No, sorpresa. io all'inizio te l'avevo già parlato, adesso, quando abbiamo fatto le mie puntate, se ti ricordi. Sì. Perché una piazza come Poggibonsi per me non può stare in Serie D. Cioè, non, è vero che ha avuto tanti contraccolpi per carica societaria, ha avuto tante sfortune, però non può stare in Serie D. Io l'ho visto da tifoso di mio cugino, ed erano altri tempi C2. E poi in Toscana, quando era in eccellenza, mi faceva veramente molto rammarico stare in una piazza così. Allora ti chiedo cosa ti senti di chiedere tu invece al direttore Galbiati? Ma io mi sento di chiedere che quest'anno, secondo me, ha ragione di rimanere in categoria, perché è la cosa più saggia che possono fare è poi di crescere pian piano. Spero che, perché loro avevano un grande settore giovanile, ad esempio di mio cugino, spero che riprenderanno il settore giovanile, che è stato anche uno dei punti di forza del Poggibonsi. Spero che li rivedo almeno tra 2 o 3 anni nei professionisti, se ci sono le condizioni. Jacopo, ci sono le condizioni, diciamo, con una programmazione di 1 anno, 2 anni, 3 anni di poter ritornare finalmente nel calcio professionistico, parlando anche con la società, con l'attuale presidente e tutto? Ma io sono entrato da poco, la società è il secondo anno che è rinata fondamentalmente Esatto. e la volontà è quella di consolidare la base societaria prima di tutto, perché non ci possiamo permettere e la proprietà non vuole assolutamente che ci sia un ulteriore contraccolpo, visto che Poggibonsi purtroppo la storia ci dice che ne ha avuti tanti. Quindi dobbiamo fare passo dopo passo e non possiamo permetterci di fare il passo più lungo della gamba. Sicuramente una programmazione ci sarà, una programmazione ci dovrà essere, perché comunque è giusto ed è logico che sia così. Dobbiamo darci del tempo e capire anche le risorse societarie, quali possono essere negli anni. E quindi sì, la nostra volontà, come ha detto bene anche Dario, è quella di poter ricreare un settore giovanile. Adesso abbiamo la prima squadra, la Juniores, sotto il Poggibonsi, e poi abbiamo una società che è l'UPP, che è collegata al Poggibonsi, che fa dagli allievi in giù. Noi piano piano, anno dopo anno, cercheremo di introdurre una squadra in più del settore giovanile per poter appunto attingere anche da lì, perché non è possibile che tutti gli anni si debba andare a cercare 10-12 giovani da altre parti. Da fuori, sono d'accordo, anche perché poi hanno dei costi, lo ricordiamo e tutto, ne so qualcosa avendo fatto anche l'ufficio stampa sia in Serie D che in Serie C. C'è Alberto Friveglia che saluto, che è un nostro seguace spettatore, prendo solo la seconda parte perché nella prima la pensa come mi caro Ilario. Una domanda per il vostro ospite: l'attuale mancanza di un presidente a livello di Lega Nazionale Dilettanti può creare problemi ai club impegnati in Serie D e se si aspettava l'epilogo delle dimissioni di Siviglia? Jacopo, ti aspettavi ciò? Ma è stata un'estate turbolenta, sinceramente, però adesso se l'ex presidente ha preso questa scelta, avrà avuto le sue motivazioni e io non voglio entrare in merito a questo.
Mi auguro e sono convinto che la Lega Nazionale Dilettanti farà il prima possibile le giuste, giusti accorgimenti per poter dare praticamente a questa Lega l'epilogo che si merita e la visibilità che si merita, perché comunque la Serie D sta diventando sempre più un campionato molto molto importante. Concordo. Allora andiamo a vedere il prossimo turno, per quello che concerne Girone E: Cannara Rieti, Flaminia Sporting Trestina, Ronano Badesse, Unipo Mezza, Pianese, Follonica Gavorrano, Poggi Bonsi Foligno, Pro Livorno, San Giovannese, San Donato, Cascina, Scandicci, Monte Spaccato, Tiferno, Arezzo. Allora, Jacopo, sicuramente con il Foligno, vedendo anche gli ultimi aggiornamenti che ci sono stati, gli ultimi ribaltoni, non una partita facile, però voi avete da riscattare la sconfitta che è arrivata in quelle di Rieti. Come la vedi questa partita? Una partita insidiosa, non voglio essere banale e scontato, ma chi fa parte del mondo del calcio sa che queste sono le peggio partite da affrontare, soprattutto dopo la sconfitta di Rieti e dopo la settimana turbolenta che penso il Foligno stia vivendo. Quindi noi dobbiamo andare a giocare questa partita concentrati più del dovuto, perché le squadre quando cambiano allenatore hanno sempre quella reazione anche di orgoglio che possono dar fastidio comunque a chi vai a affrontare. Noi dobbiamo guardare a noi, dobbiamo guardare al nostro percorso e cercare di portare punti in cascina il più possibile in questo girone di andata, perché poi il girone di ritorno è sempre molto più complicato. E quindi noi dobbiamo affrontare il Foligno con massima attenzione e massima concentrazione, cercando di portare a casa più punti possibile, perché poi dopo abbiamo due partite in cui andiamo a giocare a Gavorrano e poi abbiamo l'Arezzo in casa. Quindi, insomma, Due belle partite. è giusto che pensiamo partita dopo partita, però, insomma, sarebbe importante portare i 3 punti a casa domenica, anche se ne sarà veramente, ma veramente difficile, sarà una battaglia. Allora, Jacopo, incrociamo le dita e anche a te strappo una promessa: nel giro di ritorno avrei piacere nuovamente di risentirti per fare il punto della situazione, augurandoti il meglio. Innanzitutto, in bocca al lupo già per domenica prossima. Grazie ancora. Intanto Crepi, grazie mille per l'invito e vengo molto volentieri nel girone di ritorno, molto molto volentieri. Vi ringrazio e buona serata e buon proseguimento e complimenti per la trasmissione. Grazie ancora. Ebbene, abbiamo conosciuto anche la realtà del Poggi Bonsi, questa trasmissione, appunto, vi ricordo, sul notiziario calcio, seguiteci sempre con i colleghi che ogni giorno aggiornano sempre il sito, precisi, puntuali, proprio negli aggiornamenti non solo di mercato, ma anche quando ci sono appunto dei casi come l'esonero del tecnico a Foligno e via dicendo. Poi altra cosa, ricordatevi sempre che martedì sera siamo in diretta qui sul notiziario calcio con il calcio di tutti. Bene, andiamo avanti, però aspetta, prima volevo salutare due ragazzi che ci hanno semplicemente scritto ciao, a forza di andare veloce non avevo visto, mi erano passati questi commenti ma non li avevo letti. Ciao a Rosario Sorrenti e ciao anche a E secondo Francesco. nome e terzo non lo metto, Ciao anche a Francesco che ci scrive dalla Calabria, da Cosenza. Io ho parenti a Scalea e lui dice: sono tifoso della Paolana e della non mi Juventus. pronuncio qui, non mi pronuncio Non ti pronunci, ok, non ti pronunci. E Alberto a invece, Scalea, non mi pronuncio. come mi voleva sapere nella prima parte del messaggio che non ti ho letto: buonasera, complimenti come sempre per la trasmissione. Le entrate di Ilario Pensosi sono celeberrime. Ora anche parenti e familiari, una marea di squadre. È vero. Alberto, hai ragione. Cioè, te l'ho detto l'altra sera: mi ha detto che aveva il fratello che giocava nelle Iserne. Io ho detto: caspita, abito lì a 2 passi, a 2 chilometri dal campo. Ma è vero, puoi informarti, purtroppo è così, sembra strano, ma la vita è così. Vabbè, andiamo avanti. Allora, andiamo a vedere il girone F, caro amico mio, perché qui ce ne sono dei contributi filmati ancora da vedere, e qui c'è un big match tutto da gustare. Eccolo qui: Aurora Alto Casertano, Porto d'Ascoli 0-0, Chieti Castelnuovo Vomano 1-3, Monte Giorgio Fano 2-1. Qui oggi è stato esonerato Gioffrello, diciamo ancora una volta, e poi potrebbe arrivare, caro Ilario, ma tu sei più preciso di me, Beppe Angelini si parla, l'ex allenatore del Io Sant'Arcangelo. so anche di altri profili, però lui potrebbe essere uno dei candidati.
Pineto Vasto Girardi 5-0, Recanatese Nereto 6-0, in queste due partite davvero goleade. San Benedettese di Mauro Antonioli, dopo la vittoria in Coppa Italia con Porto d'Ascoli è arrivata anche la prima vittoria per Mauro Antonioli, la seconda in stagione per la San Benedettese. Castelfidardo 1-0, San Nicolo Notaresco Mattese rinviata, già da mercoledì si sapeva causa Covid. Tolentino Vastese 1-0, Trastevere Atletico Termi Fiuggi, andremo a vedere tra poco il contributo firmato, 2-0. La classifica dopo quest'ultimo turno: Trastevere Fiuggi a quota 18, segue il Pineto a 16 insieme alla Recanatese, Mattese 15 punti, Castelfidardo, Castelnuovo, San Nicolò 13 punti, Tolentino 12, Porto d'Ascoli 11, Montegiorgio 10, Chieti, Vasto Girardi 9, Vastese, San Benedettese 7, Fano 5, Alto Casertano, Nereto 2 punti. Ilario, ti do una mano, andiamo a rivedere la sequenza degli risultati. No, vabbè, ma qui l'unico spavento mio si chiama San Nicolò Notaresco, a prescindere di recuperare la partita con il Matese, perché deve fare 3 punti assolutamente, perché le altre viaggiano in modo impeccabile, Pineto, e poi c'è la Recanatese, ma ciò che mi stupisce è il Montegiorgio, che è comunque una realtà che è stata parecchi anni in sede e fa campionati sempre più o meno ad andamento crescente. Il Fano te l'avevo già previsto, un esonero, perché non può stare lì e deve prendere un misto all'altezza in caso di sollevare queste sorte, perché le aspettative abbiamo avuto anche il direttore, erano ben altre. Big match a favore del Trastevere, che vince sul campionato del Fiuggi e si mette a fare punti, e credo che lì queste 4 squadre sono le 4 forze principali per la vittoria del campionato. La San Benedettese, ha detto bene di Antonioli, un mister che io amo tantissimo, ha fatto sempre bene. Credo con lui la San Benedettese comincia la scalata verso i playoff, sicuro. Beh, calcoliamo 2 cose. La prima è questa, che comunque loro hanno avuto l'ok per l'iscrizione all'ultimo momento, hanno dovuto fare la squadra in fretta e furia, non hanno avuto il tempo materiale come altre formazioni. A differenza del Fano, il Fano ha avuto la possibilità, anche se ci ha parlato il direttore sportivo, staff nuovo, società nuova, tutto quello che vuoi, però con i giocatori che ha, con la qualità che ha, il Fano non può essere terz'ultimo in classifica. Il Fano deve fare una rimonta straordinaria, perché in questo momento noi avevamo pronosticato inizio estate, si parlava sempre di calcio estivo, poi comunque la palla passa al campo, che in questo girone assolutamente condannata a vincere dovevano essere, oltre al Fano, il Pineto, la Recanatese e il San Nicolò. Diciamo che le due che stanno più sorprendendo in questo momento sono proprio Trastevere, che è una grande formazione, e anche lo stesso Fiuggi, che ha sempre faticato in questo girone F, invece devo dire che quest'anno sta andando molto 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 bene, e il Matese sono ambiziosi da quelle parti e stanno confermando la loro ambizione, che tra l'altro con una gara in meno se dovessero vincere sarebbero primi con i Trastevere e i Fiuggi, quindi occhio anche a questo, per fare un punto più ampio. Allora, andiamo a vedere intanto salutiamo anche l'amico Mirko Mariotti, andiamo a vedere per quanto riguarda questo girone, caro Ilario, la partita, il big match tra Trastevere e Fiuggi. E sfide decidono stagioni intere, regalando momenti indimenticabili e grandi emozioni. Oggi è una di quelle sfide e bisogna dare il tutto per tutto per inseguire la vittoria. Buon pomeriggio amici ascoltatori e bentrovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma. 8ª giornata di Serie D, girone F, prima contro seconda, sta per andare in scena lo scontro tra Trastevere e Atletico Terme Fiuggi. Secondo miglior marcatore degli ospiti, Semprini un po' in difficoltà, il pallone al limite dell'area, Rocchi, sinistro! In qualche modo a fare il pallone a Crescenzo, tocco di ritorno, Squerzanti dal fondo, il cross sul secondo palo, corsetto anticipato, Crescenzo! E si immola un difensore, vorrebbero il tocco di mano! Arriva adesso allora Crescenzo, finta del numero 8, poi va Proia sul secondo palo, pallone allontanato, Squerzanti sul fondo. Prima su Squerzanti, poi Corsetti ancora, ne ha 2 addosso Corsetti, vicino a lui Crescenzo, servito il numero 8, ingresso in area di Crescenzo, cross sul secondo palo, c'è una Guadomonni, allora colpetto, frabotta, mette fuori la squadra ospite, che adesso prova a distendersi, Papa Serio in mezzo a 2, il tocco non è falloso di Sannipoli, attenzione, allora Squerzanti, limite dell'area di rigore, Squerzanti, appoggio per Crescenzo, deviazione e gol! Trastevere in vantaggio, Daniele Crescenzo, 1-0 e 6° gol in campionato per il numero 8. La battuta che arriva adesso
Raccolto il pallone Giordani da Sannipoli, si lancia nello spazio Sannipoli fino in fondo, il tocco poi Corsetti, non trova l'angolo, fischia il direttore di gara, è uno schema, alla fine Rocchi, il pallone sul muro, attenzione a Papaserio, Semprini la alza sulla traversa, era un bolide, tocco intelligente per Ficara, si gira il numero 10, tocco a destra, poi il cross, attenzione a Rizzitelli, colpo di testa fuori, continua Rizzitelli, deve fare attenzione, riesce a superare Squerzanti, poi Monni gli strappa il pallone, Squerzanti, attenzione, 2 contro 2, Squerzanti, destro, e poi Meiri dopo il tocco di Romeo, allora rallenta Crescenzo, pallone lungo, Squerzanti verso il fondo, deve uscire dall'aria, l'appoggio fuori, Cervoni, il tocco, Monni, Meiri, Monni, Giordani, Sannipoli, pallone sulla riga del portiere, Corsetti la mette al centro, Monni la domestica, ancora Monni, alla fine lo chiudono e commette anche fallo, ovviamente Pano, anticipo con la testa di Giordani, pallone raccolto da Corsetti, il numero 10, prova a calciare Meiri, eccolo Proia, si è allargato Corsetti, può andare a controllare, lo fa mettendo giù splendidamente il pallone, ancora Corsetti, fino in fondo, il destro, Meiri, riesce ad allargarsi, duello tra i numeri 10, poi Proia, attenzione a Monni, Meiri è uscito, Monni in anticipo, Monni, Simone, Monni, raddoppio del Trastevere, grandissimo gol, e 2-0. Vuole far trascorrere i secondi, la penna lì nei pressi della bandierina, poi aiutato da Crescenzo, Cervoni, il cross, poi è Corsetti, alto, ma non c'è più tempo, cala il sipario al Trastevere Stadium, vince il Trastevere, si impone 2-0 sull'Atletico Terme Fiuggi. Prossimo turno, ci aiuta adesso la regia, Atletico Terme Fiuggi, Recanatese, Castelfidardo, San Nicolo Notarisco, Castelnuovo Romano, Trastevere, Fano, Tolentino, Matese, Chieti, Nereto, Aurora, Alto Casertano, Porto d'Ascoli, Pineto, Vastese, San Benedettese, Vasto Girardi, Monte Giorgio. Qui ci sono 3-4 partite belle da vedere, eh. Quale sì, scegliamo? Sì, ma Terme Fiuggi, Recanatese, promette bene. E poi forse anche Castelnuovo Trastevere, un'altra partita da seguire. Allora, io metterei invece, mi interessa anche, oltre Atletico Terme, Fiuggi e Recanatese, vedere altre due partite, Porto d'Ascoli, Pineto e anche Vastese, San Benedettese. Voglio vedere la prima di Antonioli con la Samb fuori casa in Abruzzo. Vedremo. Allora, vediamo se anche Manfra, per quanto riguarda direttore sportivo Atletico Fiuggi, riesce a collegarsi. Se non riusciamo a collegarsi con Manfra, noi intanto andiamo avanti e poi magari ritorneremo sul girone F facendo un approfondimento con lui. Adesso dal girone F ci spostiamo nel girone G, caro Ilario. Andiamo a vedere risultati e classifiche con il contributo alla regia. Atletico Uria Fragolese 1-1, Cassino Muravera 1-0, Cintia Albalonga Carbonia 1-2, Giuliano Vissartena 2-1, vedremo tra poco il contributo firmato, Insieme Forme Aprilia Racing 0-4, Lanus 6 Gladiator 2-0, Ostia Mare Team Nuova Florida 0-4, anche di questa partita vedremo il contributo firmato, Real Monterotondo Sassari Latte Dolce 0-1, Torres Alzachena 1-0. Una classifica che rimane invariata rispetto alla settimana precedente perché Giuliano e Aprilia continuano a duellare a distanza, sempre due le lunghezze che separano l'Aprilia dal Giuliano. Giuliano a quota 24, ha subito il primo gol in stagione, quindi persa l'imbattibilità per il portiere Baietti. Aprilia Racing 22, Fragolese 19, Nuova Florida 18, Torres 16, Muravera 13, Vissartena Cassino 12 punti, Atletico Uri, Arzachena 11, Sassari Latte Dolce insieme all'Ostia Mare 9 punti, Gladiator 8, Lanus 6, Carbonia 5, Cinti Albalonga 4, Real Monterotondo 2, Fanalino di Coda l'insieme Formia con un solo punto fino a questo momento. Mentre vediamo le immagini di Giuliano Vissartena, caro Ilario, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda quest'ultima giornata. Giuliano che subisce dopo tanto tempo un gol, ma inarrestabile, un marcio impressionante. Lo so, perché mio fratello ha voluto mettere il fratello a vedere la partita con mister e a vedere questa partita, mi ha raccontato bene questa partita. Penso se io dopo questo vado via, perché
fratello, cugino, sorella. Il fratello della partita di Giuliano, è vero, mi ha raccontato il primo gol che era qualcosa di pregevole. La Pagolese è partita. No, okay. La Pagolese. La Pagolese pareggia duri, ma Lure è in uno stato di forma smagliante, per cui non dai tante colpe alla Pagolese. Anche se Racing Aprile è un'altra squadra che a forza 9, stiamo parlando veramente di due società impressionanti di questa Serie D. Poi dimmi tutto quello che vuoi, ma a me il mio chapeau è la Nuova Florida. Ma io ti ho fatto contento stasera, io ti ho fatto di nuovo contento perché che sta veramente disputando un campionato eccezionale. E poi ci sono tutte la Torres e la Muravera, come ti dissi, questo campionato sono le prime 5 forze di questo campionato. L'Ostia Mares è successo di tutto, perché 2 giorni fa sono nel mister Cardini e poi lo riconfermano dopo 2 giorni e lo rimettono in sesto. Abbiamo avuto il direttore Mattiuzzo, vuol dire che c'è stato un ripensamento. Mi preoccupa solo la sua forma. Mi preoccupa solo la sua forma perché era. Mi aspettavo un altro campionato. Hanno comprato anche Simonetti in attacco. Spero che dà una grossa mano a questa realtà. E poi ti dico la Torres che viaggia anche essa. Torres, che... quello che davanti, veramente anche in questa girone ci sono stati tanti movimenti importanti. Non so, che compra Boris di Lollo, che è un ottimo giocatore, e ci sono anche tanti movimenti in ingresso alla fine del mercato. Allora io farei così, visto che tu ti sei innamorato di questa nuova Florida, o nuova Florida, è da media 21 anni. Come vogliamo dire, sperando che anche qui nella nuova Florida non troviamo i tuoi parenti che giochi, andiamo a vederci questo servizio, ci scusiamo se qualcuno commenterà pensosi. A caccia della prima vittoria interna stagionale, dopo 2 pareggi e 1 sconfitta, qui a Lancomarzio, l'Ostia Mare ospita quest'oggi la nuova Florida, vera sorpresa di questo girone G di Serie D, in classifica, 15 punti a meno 6 dal Giuliano capolista, dallo stadio Lancomarzio di Ostia, Ostia Mare Nuova Florida. Un saluto da Riccardo Selvi. Fischia Borriello, è cominciata Ostia Mare Nuova Florida. Caparella prova a lanciare lui con il mancino, larga per Moretti, subito il primo 1 contro 1 con Cabine Camara, il cross sul primo palo, deviazione e pallone che finisce in porta per il vantaggio della Nuova Florida con Caparella, 4° gol in campionato, e a freddo dopo nemmeno 3 minuti passa la squadra di Bussone. Parte Bertoldi, cross interessante per Sbardella, si coordina lo russo che fa col destro. Pallone fuori non di molto, primo squillo dell'Ostia Mare. Non era una cattiva idea, Vannucci libera, ma Sabelli non si accontenta del calcio d'angolo. Dunque Bertoldi, 1 contro 1, Bertoldi in zona tiro, fa col destro. Pallone che sibila alla destra di Del Moro, c'era deviazione, c'è anche calcio d'angolo. Che hanno finito i primi 45 minuti. Fischia adesso Borriello, è cominciato il secondo tempo. Qui si lamentano i giocatori della Nuova Florida perché il calcio di punizione è stato battuto troppo avanti. Camara però entra in aria, prova a passare con il mancino, ancora Camara che fa la conclusione e il pallone finisce in rete dopo il tocco di Del Moro. Proteste vibranti da parte della Nuova Florida per il calcio di punizione battuto troppo avanti. Attenzione perché Mastropietro e Sbardella vanno a muso duro contro Borriello, ancora non ho visto estrarre cartellini gialli per prendere una decisione definitiva. Animi tesissimi in campo. Ovviamente in Serie D non c'è il VAR. Credo che si ripeterà il calcio di punizione. Dunque gol annullato all'Ostia Mare. Questo mi sembra di capire dalla decisione di arbitro e assistente. 1 contro 1 con Tamburlani, lo salta secco. Ancora lo russo ha di fronte a sé 3 avversari. Lo russo cerca il cross, la deviazione sotto misura da parte di Bertoldi e grandissima risposta di Del Moro. Lo russo 1 contro 3, prova a passare in percussione, lo russo va dal limite, pallone che gira ma non inquadra lo specchio. Da terra Miola, Balde dal limite, allarga a sinistra per Contini, 1 contro 1 con Lazzari, Contini col sinistro, traversa e pallone che finisce in rete, il raddoppio della Nuova Florida con Jacopo Contini, primo gol in campionato per lui, tutti a festeggiare sotto il settore ospiti. Maniera molto pericolosa però, tanta fatica ad impostare per l'Ostia Mare che perde un altro pallone, va col destro Caparella dalla distanza, è un gol da Cineteca per Riccardo Caparella che pone fine alla contesa con un gol destinato a rimanere nella storia della Serie D. 3-0 per la Nuova Florida e gara chiusa a Lancomarzio, che va in verticale dalle parti di
Gambioli, ne è entrato, attenzione perché è tutto solo in campo aperto, Gambioli uno contro uno con Pellacane, è rimasto soltanto lui, Gambioli col sinistro, pallone largo, ha sfiorato il poker, la nuova Florida, che ha la pressione altissima di Baldé che ruba il pallone ad Ippoliti, situazione di 2 contro 3, ancora Baldé in velocità, Baldé col destro in diagonale, 4-0, poker calato dalla nuova Florida all'Anco Marzio, finisce malissimo per l'Oste Mare questa partita. Sabelli, non c'è più tempo però, all'Anco Marzio finisce 4-0 per la nuova Florida sull'Oste Mare, doppietta di Capparella e sigilli di Contini e Baldé. Questo è il prossimo turno, c'è una sorpresa per te, perché tra poco leggeremo un messaggio. E intanto... già l'ho letto, però qui non dire meno che a fare questo Giuliano già dice tutto. Porca miseria, non ho fatto neanche in tempo a leggere, però per correttezza e per dovere di cronaca fanno leggere per i nostri spettatori il turno. A Fragolese sì. Giuliano, a Piglia Racing, Cinti Albalonga, Atletico Uri, Insieme Formi, a Carbonia Torres, derby anche della Sardegna, qui Gladiator Cassino, Muravera Arzachena, Sassari Latte Dolce Lanusei, Team Nuova Florida, Real Monte Rotondo, quindi Nuova Florida, l'ha detto anche il telecronista, la Nuova Florida, Vis Artena, Ostia Mare. Prima che mi dimentichi, le immagini del Giuliano sono a cura del club del Giuliano Calcio e quelle relative appunto alla partita del Nuova Florida con l'Ostia Mare sono del pool del TV di cui io faccio parte, però credo che siano vado ad occhio e a voce del telecronista della direttiva di comunicazione Sport in Oro, se non erro. Guarda, ti ho fatto una sorpresa, prima andiamo a leggere il commento perché qualcuno ti ha salutato. Mirko Mariotti, è un collega dell'Emilia Romagna, Mirko, e spesso facciamo delle trasmissioni assieme, si narra che il cane di Pessoa si abbia palleggiato con quello di Pedoma ai tempi d'oro del Genova, saluti. Notiziario Calcio dice anche con i cani di Francescoli, però io ti faccio un regalo, caro Pessoa, per chi non lo sapesse, mentre Francescoli ovviamente lo conoscono tutti, il campione uruguagio, Pedomo era un po' una meteora del nostro campionato, sì. Un buon mediano del Genoa. Guarda qui cosa ti ho trovato, vediamo se si vede. Chi è questo qui? Francesco. No, questo è Giuseppe Pedomo, ti assomiglia proprio, guarda. È il primo pulitino, album 89-90 della Panini, quindi per farti capire chi era Giuseppe Domo, ti assomiglia proprio, guarda. Va bene, aspettando che non ci siano altri parenti, andiamo avanti e dal girone G andiamo al girone H e qui è successo veramente di tutto perché la capolista Bitonto ha perso addirittura travolto per 3-0 contro il Gravina. Andiamo a vedere quello che è successo appunto nel dettaglio, grazie anche alla regia e al contributo delle nostre schermate. Audace Cerignola a Lavello 2-1. Attenzione che qui c'è l'esonero per quanto riguarda il tecnico del Lavello, esonerato Sormani, si parla dell'arrivo possibile di Zeman. Bisceglie Francavilla 2-4, Casarano Brindisi 0-0, Casertana Virtus Mattino 2-0, Città di Fasano, San Giorgio 0-1, Gravina Bitonto, vedremo tra poco il contributo filmato 3-0, Molfetta Nocerina 0-0, Nardò Marignanese 2-1, Nola Sorrento 0-0, Team Altamura Rotonda 2-0. Qui sottolineiamo anche il secondo punto di stagione del Brindisi. Classifica. Bitonto al comando a quota 23, segue la Casertana 22, sbalzo in avanti dei campani che ricordiamo lo scorso mercoledì hanno vinto il derbissimo con la Nocerina per 3-1 in casa della Nocerina. Francavilla 19, Audace Cerignola, Nocerina 18 punti, Lavello 17, Molfetta, Città di Fasano 14, Casarano, Gravina, Sorrento 13 punti, Bisceglie, Marignanese 12, Nardò, Nola, Altamura 11 punti, Rotonda nonostante la penalizzazione di 8 punti a 9 punti in classifica, Virtus Mattino 8, San Giorgio 7, Brindisi 2 punti. Analisi di questa giornata, caro Pensosi. Una grande analisi perché Cerignola vince una partita non semplice a Lavello, che per me è un'ottima squadra. Dispiace per il mister, ma si pensa ai Toloni Zeman, anche questa è una scelta che non ho compreso il suo mancata conferma di quest'anno. Crisi nera del Bisceglie, anche se perde con Francavilla, che ha per me il miglior allenatore della Serie B nei giorni nel Sud Italia, che è Ragno, che ne ha vinti quasi 10 di campionati. Però detto questo, Bisceglie per me è crisi nera, devono rivedere un po' tutto, abbiamo il direttore Scotto, insomma, penso che avrà prenderà dei provvedimenti in merito. Brindisi
che fa un grande pregio a Casarano, frutto forse dei 10 acquisti, 11 acquisti che hanno fatto il nuovo duetto Dionisio Nello Di Costanzo. Spero che entrino questa impresa. Casertana vince e ne approfitta dello spassamento del Bidonte. Gravina che riapre il campionato vincendo 3-0 con Bidonte, come sottolineato prima. E poi io vorrei sottolineare, perché non l'abbiamo mai detto, perché fosse proprio per i tempi, De Rotonda, partita a meno 8 in un campionato così ostico, che trovasse quart'ultimo a oggi è d'applausi, perché non era così semplice. E questa è la classifica, infatti lo dicevo prima mentre la leggevo, appunto c'è vicino al 9 il meno 8 in classifica, una buona squadra comunque rotonda, questo va detto. Allora io direi, caro Ilario, andiamoci a godere proprio la vittoria del Gravina per 3-0 contro i Bitonti, servizio a cura di Telesveva. Vince Davide, perde Golia. Verdetto clamoroso sul sintetico del vicino. La Spunta, con un 3-0 che non ammette replica il Gravina, torna al successo dopo 5 partite di astinenza. La squadra murgiana che infligge la prima sconfitta stagionale a un Bitonto che aveva fatto il pieno di punti nelle precedenti 6 gare di questo campionato. Il collettivo di Claudio De Luca resta in vetta al girone H di Serie D, ma Casertana, Francavilla, Insigne e Cerignola accorciano il passo. 3 punti d'oro in chiave salvezza invece per il collettivo allenato da Antonio Summa e Felice Ragone. Padroni di casa con Chacon a sostegno dell'unica punta di Hop, Carmude e Chiaradia giocano alti sulle corsie, ospiti con la migliore gioielleria nell'assortimento offensivo, Danna, più Lattanzio, più Taurino, più Santoro. La prima azione è già significativa ed è sufficiente al Gravina per sbloccare il risultato. Chiaradia, servito da Chacon, impegna la noce dopo un minuto, Carmude arriva a rimorchio sulla respinta e fa 1-0 per i murgiani. E dominio totale nel primo tempo per i padroni di casa. Punizione di Chacon mira in precisa. La replica del Bitonto parte da questo rasoterra di Taurino che non impegna più di tanto l'iso. Lo stesso 10 degli ospiti si esibisce in un assist al bacio per Santoro che però non inquadra lo specchio con il mancino. Ghiotta occasione per i neroverdi scesi in campo in maglia bianca. Molto pericolosa su suggerimento di Lattanzio e anche la successiva conclusione di Danna. L'iso è superlativo nella replica. Poi torna protagonista il Gravina. Diop servito da Di Modugno spedisce al lato. Chacon giganteggia tra gli avversari, ma il suo tentativo viene murato. Lo stesso numero 8 dei padroni di casa si divora la rete del raddoppio ed esalta la replica di istinto di Lonoce. Lattanzio, dalla parte opposta, trova la deviazione in corner di Gilli. Poi arriva il 2-0. Di Modugno sforna un assist al bacio. Chacon fa centro con un tocco morbido meraviglioso a scavalcare il portiere ospite. E prima del riposo arriva addirittura il tris del Gravina. Chiaradia lavora sulla corsia. Diop batte così Lonoce che tocca, ma non riesce ad evitare il peggio. 3-0, quarto centro in questo campionato per l'attaccante dei Murgiani. Successo straipotecato già a metà gara. A poco da raccontare di conseguenza la seconda frazione. Il Bitonto cerca, ma non trova il gol con Silvio Colella, che avrebbe probabilmente rimesso in discussione il verdetto. Ancora attento l'iso destro di Tulinetti dalla parte opposta, traiettoria alta. Spazi enormi per il gialloblu. Il mio entrato, Lautaro Fernandez, non dosa bene la misura del lob. Impreciso poi il mancino di un altro mio entrato, Genchi, per il Bitonto. Finisce così 3-0 per il Gravina, che domenica prossima giocherà in trasferta lo scontro diretto con la Marillianese. Resta in vetta alla graduatoria la squadra di Claudio De Luca nonostante la sconfitta, ma ora con un solo punto di vantaggio nei confronti della Casertana. In arrivo c'è il derby di Puglia al Città degli Ulivi contro il Bisceglie. Questo è il prossimo turno, caro Ilario, Bitonto Bisceglie, Brindisi Team Altamura, Francavilla Casarano, Lavello Casertana, Marignanese Gravina, Nocerina Audace Cerignola, Rotonda Nola, San Giorgio Molfetta, Sorrento, Città di Fasano, Virtus Matino, Nardò. Quale partita scegliamo? Quale non partite? Perché ci sono tre tremende, c'è Nocerina Cerignola, Lavello Casertana e Francavilla Casarano. Tre partite molto intense. Per una Cina Cerignola forse è quella che vedremmo per lo stato di momento delle società e per gli obiettivi che hanno queste due società. La Nocerina del presidente Cavallaro e il nuovo presidente Cerignola che hanno obiettivi veramente importanti per queste piazze che per me non hanno un senso in Serie D. Sono piazze importantissime. Poi Cerignola, quello che è successo qualche anno fa con il mancato ripescaggio della Lega in Serie C, è stato, diciamo, un episodio che non va bene per il calcio. Quindi capisco lo sconforto che si è avuto in questi anni di costruire una squadra, rimanere in Serie D quando c'era appunto la porta aperta della Serie C, è stata una mazzata per loro.
la Nocerina, che comunque fino a qualche anno fa era in Serie B, che si vuole rilanciare in Serie D. Stessa cosa la Casertana, che comunque ha un progetto importante, lo ricordiamo, anche dello stadio, con il presidente Agostino ambizioso. È mancata un passaggio per quanto riguarda l'iscrizione, si trova quest'anno a fare questo girone. Questo è uno, l'ultimo appunto che faccio, questo è uno dei gironi più belli dell'intera Serie D, forse anche il più difficile, il girone H, insieme a quello campano e delle siciliane. Infatti ci spostiamo adesso nell'ultimo girone, dal girone H al girone I. Risultati della decima giornata: Biancavilla Città di Sant'Agata 1-2, Castrovilla Acireale 2-2, Messina San Cataldese 2-1, Gelbison Real Agro Aversa 2-0, Giarre Cittanova 1-3, Licata Cavese 2-2, Polisportiva Santa Maria Rende 3-2, Portici Lamezia Terme 0-1, San Luca Paternò 0-0, Troina Trapani 0-0. Ricordiamo che per quanto riguarda questo girone, domani ci sarà il recupero della partita Biancavilla Paternò. Andiamo a vedere la classifica. Gelbison stacca tutte le altre a più 4 sulla Mezza, Gelbison 26 a più 4 sulla Mezza 22, Cavese bloccata sul pari contro il Licata 21 punti, la Cireale bloccata anch'essa sul pari 19, Cittanova Paternò 18 punti insieme a Reale Agro Aversa, Polisportiva Santa Maria, Città di Sant'Agata 17, Portici 14, Licata, San Luca 13, Trapani 12, Rende, Messina 8 punti, Castrovillari 7, Giarre 5, Biancavilla 4, San Cataldese 3, Troina 2 con una penalizzazione, ricordiamo, di 6 punti. Andiamo a vedere la schermata nuovamente dei risultati, analizziamo con te, Ilario, quest'ultimo. Ma io sai, calcio è talmente di pieno di sfumature che fatico a comprendere, come fatico a comprendere la 12 Ciocozza Biancavilla. Una squadra che aveva, che è molto giovane, non so cosa aspettavano. La società è andata via in settimana, ha preso Pitatella, ha fatto il debutto, un'altra sconfitta, e ha mandato via anche il direttore sportivo. Quindi io a queste scelte poco fa non riesco a comprendere. Per quanto riguarda la Messina, finalmente danno la vittoria con la Sacadardese, che settimana ha fatto tanti acquisti, ma si è dimesso l'altro ieri il presidente La Cagnina, ma ho visto che poi è ritornato sui suoi passi e stanno sperando tutto per tutto di salvarsi. Jebson è spettacolare, l'unica squadra più costante, più crescendo sempre di più, e vince con una Aversa che è al di sopra delle righe questo campionato, che sta avendo anche un campionato di altissimo profilo. Fatica a comprendere San Luca, io l'ho elogiato nelle prime battute, ma ora non riesco a comprendere. Prima l'ha detto il direttore Condemi, poi ho visto 6-7 calciatori in uscita, tra cui Condemi e l'attaccante Nikolic. Io non capisco oggi le sono di Gnoffo, squadra affidata a Canonico temporaneamente, ma non riesco a comprendere questa scelta. Vuol dire che a San Luca è successo qualcosa o che i soldi stanno riducendo sempre di più, perché non riesco a comprendere queste scelte. E poi Troina, altra squadra che partiva da meno 6 e pian piano sta recuperando punti, è l'ultima, ma fa ben sperare, perché comunque perde con Trapani, che al momento è ancora riconoscibile. Ultimo appunto la Mezza Terme, che gli investimenti fatti quest'anno sono stati veramente di altissimo profilo, portano i suoi frutti, da seconda a un punto quasi a ridosso del Gelbison, che vince 3 punti a Portici, che non è così semplice. Sì, sono 4 punti in questo momento, perché la capolista ha premuto forte sull'acceleratore in questo momento. Infatti ci andiamo a godere proprio la vittoria del Gelbison sul Real Aversa, servizio da 105 TV. Gelbison è inarrestabile, prove di fuga. Il derby regionale tra la capolista Gelbison e il Real Aversa oppone le squadre più in forma del momento e ne viene fuori una gara equilibrata, almeno nella prima frazione. Poi i padroni di casa prendono il largo e si impongono meritatamente, consolidando il primato in classifica e allungando sulle inseguitrici. Gianluca Esposito, timoniere dei rossoblu vallesi, schiera il 3-5-2 con Terminali, Gagliardi e Corrado, mentre deve rinunciare all'altro bomber Coris, che proprio all'immediata vigilia del match ha lamentato un problema al polpaccio, andando ad allungare l'elenco degli uomini rimasti ai box, già composto da Di Fiore, Mautone e Onda. Il tecnico del Real Aversa, Sannazzaro, propone il collaudato 4-4-2 con Montaperto e Chianese pronti a finalizzare. Parte decisa la formazione ospite, che mette in allerta la difesa cilentana, che riesce a fatica a sbrogliare le situazioni create nei minuti iniziali e prova ad agire di rimessa con
Corrado, il quale non sfrutta l'occasione. Al 17esimo ancora il Real la versa con Ndiaye che ci prova con una conclusione infruttuosa. Al 20esimo è Graziani a guadagnarsi un corner. Il team casertano ci prova al 22esimo con un cross che si spegne fuori. Ma si va avanti fino alla conclusione della prima frazione con le squadre che finiscono per annullarsi e la gara non offre spunti di particolare rilievo e all'intervallo si va con lo stesso risultato con cui è iniziato il match. Nella ripresa la Gelbison prova a sbloccare il risultato. Corrado effettua una conclusione dal limite ma non impensierisce Lombardo, il quale però è costretto a capitolare 3 minuti più tardi quando lo stesso Corrado mette a segno una spettacolare marcatura che fa esplodere il Morra per poi lasciare il campo dopo 5 minuti al compagno Giano. La Gelbison, forte del vantaggio, prova subito a mettere al sicuro il risultato e al 21esimo, sugli sviluppi di una punizione calciata da Oggiano, e bravo Cardone a di testa a battere per la seconda volta l'estremo difensore casertano. Al 27esimo Giano prova a mettersi in proprio ma viene neutralizzato da De Simone. Il Real Aversa si fa vedere dalle parti di D'Agostino con una punizione di Mariani che termina di poco lontano dai pali. Non accade nulla fino al triplice fischio che arriva dopo 4 minuti di recupero e per la Gelbison può iniziare la festa che proietta i rossoblù sempre più in alto nel girone meridionale della Serie D. E domenica, ad attendere i cilentani, c'è la trasferta sul campo della città di Sant'Agata che ha espugnato il campo del Biancavilla e staziona a centro classifica. Allora, prima di andare a vedere l'altro servizio di questo girone, un'altra bella partita, Licata Cavese a cura di Licata Channel, due piccole annotazioni. Allora, ricordiamo il promemoria per i telespettatori, noi saremo in diretta su Notiziario Calcio, pagina Facebook e Twitch, ogni martedì fino a fine stagione alle ore 20. La trasmissione è possibile vederla anche direttamente sul vostro televisore se avete un TV Smart, cliccando sull'applicazione di YouTube e digitando il nome del sottoscritto, ovvero Daniele Emanuelli. Quindi se vi volete iscrivere al mio canale, iscrivetevi a Daniele Emanuelli su YouTube, potete vederla anche attraverso il vostro TV Smart, se non volete vederla attraverso tablet, PC e cellulari. Questo per darvi un'informazione in più. Poi volevo rispondere, magari io do due indicazioni e tu rispondi più nel dettaglio, a Valerio che c'è scritto adesso. Buonasera a voi, ho letto poco fa sul notiziario calcio del colpo dei Cattolica con il centrocampista ex Roma Torino Nicolò De Angelis, classe 2000. Mi piacerebbe sapere un parere di pensore su questo ragazzo, può anche chiedere aiuto da casa, tra fratello, cugino, nipote, zio, eccetera. L'avevamo annunciato anche noi a inizio diretta, è un giocatore... Ma è un ragazzo... che promette bene, ha qualità importanti e poi nella settore giovani importanti anche in prima squadra ha fatto comunque piazze degne di nota. La questione è, io preferivo Nover se devo prendere un centrocampista soprattutto in queste categorie, ma non perché De Angelis non sia bravo, che nel caso del Cattolica che si deve salvare, preferivo più un profilo che abbia un'esperienza maggiore, perché il Cattolica ha bisogno di punti in questo stato del un campionato veramente non semplice, però è un profilo importante che comunque ha bisogno di fiducia, ha bisogno di essere inserito con la giusta gradualità, la giusta dose, e qualitativamente può fare benissimamente la Serie D. Però dipende, non ci sono profili oggettivi. Io mi sono secondo che in Serie D, io l'ho fatto nel festo domenica, che non ci sono profili oggettivi in sé, cioè non c'è un profilo, a meno che non ci sia un attaccante come Ahmed Fall, per esempio il Fiuggi che avevo invitato stasera, cioè non ci sono profili oggettivi che dicono va bene per tutto, ci sono profili che si devono contestualizzare, rapportare e inserirsi dove si trova. Nel caso del Cattolico per un profilo di maggiore esperienza, però sono preso De Angelis, di che ci punto, hanno fiducia e hanno parecchie considerazioni nel suo confronto. Valerio, io sono più telegrafico, è un giocatore che viene comunque da un'esperienza come quella di Gozzano, quindi da una categoria superiore, è un giocatore che, come hai scritto tu nel tuo messaggio, è stato protagonista nella primavera di Roma e Torino, tra l'altro ha realizzato anche 7 gol da centrocampista, quindi il vizietto dei gol c'era. Come diceva Ilario, aggiungo semplicemente questo, bisogna entrare in un'ottica di una formazione di Serie D, perché se tu vai a pensare che il Cattolica ha preso anche l'ex Milan Strasser, che fu protagonista nella stagione dell'ultimo scudetto rossonero, capisci che comunque il centrocampo inizia a essere importante. Però
bisogna vedere, spesso la Serie D lo insegna, che i nomi altisonanti non fanno la differenza in questo campionato, soprattutto se non c'è un equilibrio a livello di spogliatoio. Questo è importante. È un giocatore che arriva comunque dal Gozzano, dove l'anno scorso ha totalizzato 5 presenze. Ti do una nota in più per quel che concerne il Cattolica, purtroppo è uscito domenica dopo l'ultima partita a Cambrini, un'ustazione alla spalla per lui, quindi dovrebbe rimanere fuori, per 20 giorni. Questo per fare un po' il punto della situazione in maniera più completa. Adesso io direi di andare a vedere, per quanto riguarda il Gironei, l'ultimo servizio di questa serata, la partita che ci regala l'Icata Channel, le regala ovviamente tra virgolette, quella tra l'Icata e Cavese, partita storica, se si pensa alla storia delle due squadre che sono state entrambe protagoniste anche in Serie B. Reggio pirotecnico tra l'Icata e il Cavese al termine di 95 minuti in cui a Liotta ne sono successe di tutti i colori, il 2-2 finale matura in pieno recupero, quando la Cavese la riprende dal dischetto dopo che l'Icata sembrava averla definitivamente indirizzata a suo favore. Al 12esimo la prima occasione da rete di marca ospite, Allegretti si coordina dal limite dell'area e il suo destro termina al lato di un soffio con Moschella che sembrava però sulla traiettoria. Al quarto d'ora, mischione pauroso sul primo palo in aria campana sugli sviluppi di un corner conquistato da Talla, con pallone bloccato da Paduano in presa aerea. Al 23esimo, pericolosissimo calcio piazzato di Romizzi dai 20 metri con pallone che scavalca la barriera e termina la sua corsa al lato di pochissimo. Alla mezz'ora, l'Icata passa in vantaggio, Mannina sfonda sulla sinistra, centra in mezzo per la corrente Minacori che controlla, si aggiusta la sfera e scarica sul palo lontano un pallone che fa esplodere il Liotta. Due minuti più tardi, altra svolta nel match, Maiorano sbraccia a palla lontana su Minacori e viene espulso dal direttore di gara lasciando in 10 suoi. In chiusura di prima frazione di gioco, l'Icata reclama un calcio di rigore per una trattenuta ai danni di Minacori che sembrava aver ormai trovato il tempo per battere a rete. All'intervallo, l'Icata avanti al termine di 45 minuti gagliardi degli uomini di mister Pippo Romano. Cavese è vicinissima al pari in apertura di ripresa, al terzo Viscomi stacca a centro aria e ci vuole un super intervento di Moschella con l'aiuto del palo per disinnescare un colpo di testa che sembrava indirizzato all'angolino. Lo stesso centrale difensivo Cavese è pericoloso anche al decimo quando spizza sempre di testa un pericoloso cross di Romizzi, non trovando di poco la rete. Al 22esimo, sempre Viscomi, stavolta su calcio di piazzato, chiama alla respinta Moschella che deve compiere un grande intervento basso per spedire in corner. Il pari ospite è nell'aria e arriva al 28esimo con D'Angelo, bravo a sfruttare di testa un buco centrale della retroguardia gialloblu e a superare Moschella. Un minuto più tardi, l'Icata reclama ben due calci di rigori per un fallo di mano e una scivolata su Currò. Alla mezz'ora, sinistro a rientrare di Candiano che non trova però il bersaglio grosso. Il forcing dell'Icata è premiato al 33esimo quando Currò di testa spinge in rete un cross di Cappello e trafigge Paduano. In pieno recupero, beffa atroce per l'Icata, uscita infelice di Moschella, Cappello commette fallo da ultimo uomo e viene espulso con rigore per la Cavese. Diaz calcia sul palo, ma l'arbitro fa ripetere il centravanti campano non fallisce la seconda occasione, scrivendo 2-2. Bella partita, come abbiamo potuto vedere, ricordiamo. Bella partita, ma da rivedere tante circostanze arbitrali, perché soprattutto un rigore su Giarre è sull'Icata evidente. Sì, per quanto riguarda gli errori ce ne sono stati. Allora, prima di chiudere questa partita facendo anche l'analisi del prossimo turno del Girone I, ricordo semplicemente ai nostri spettatori che se durante la settimana vogliono farsi sentire, mandarci i messaggi, potete prendere come riferimento il numero che vedete scorrere in sovraimpressione nello schermo in basso di WhatsApp, dove potete mandarci i vostri comunicati, le vostre domande, che è il 350 06 78 568. Insomma, vi risponderemo anche per darvi informazioni o comunque per raccogliere adesioni alle nostre dirette, sia di realtà sportive che anche nell'eventualità di alcuni ospiti interessanti. Ecco. Questo è il prossimo turno, Cireale San Luca, Cavese Portici, Città di Sant'Agata Gelbison, Cittanova Licata, Paternò Lamezia Terme, Polisportiva Santa Maria Troina, Real Agra Versa Messina, Rende Castrovillari, San Cataldese Giarre, Trapani Biancavilla. Quale scegliamo? Non ci sono partite di grosso calibro, se tu evidenzi, perché sono tutte partite più o meno dove c'è una squadra più importante, una squadra che si deve salvare o che sta. Io sceglierei a Cireale San Luca, forse qualcosa che io metto mi... Paternò Lamezia Terme, anche perché domani c'è Biancavilla Paternò, il Paternò può fare un importante sbalzo in avanti in classifica e Lamezia Terme invece deve
non deve perdere la scia della Gelbison, quindi sì. rimango su quest'ottica qui, vedremo quello che succederà. Allora, caro Ilario, rientro in studio, siamo ai saluti finali, come sempre una diretta molto interessante, ringraziamo anche gli ospiti che sono intervenuti, non è stato possibile collegarsi con il direttore del Fiuggi, Maurizio Manfra, però abbiamo strappato una promessa, cercheremo di portarlo nelle prossime dirette, nelle prossime puntate, anche per conoscere la realtà dell'Atletico Fiuggi, che sta facendo molto bene nel girone F. Che dire, diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alla solita ora, ore 20, ricordiamo i canali, Notiziario Calcio pagina Facebook, Notiziario Calcio pagina Twitch, Daniele Emanueli per quanto riguarda il canale YouTube. Se volete anche rivedere la puntata la trovate integralmente sul canale YouTube Daniele Emanueli, se volete vederla sulla vostra TV, la diretta, anziché guardarla sul PC, tablet e cellulare, basta cliccare nel vostro TV l'applicazione YouTube, scrivere per l'appunto Daniele Emanueli e vi ritroverete questa diretta. Tutto qui. Ilario, che altro dobbiamo dire? Come diceva Maurizio Musca, che la Serie D si sta dimostrando ancora una volta uno dei campionati più seguiti nel panorama italiano. Io vedo che, a parte gli scherzi, io vedo che parecchie squadre, io per esempio sono andato a vedere domenica Pro Sesto su Tirol, c'era gente affluenza, però per esempio più avanti c'era una partita di Serie B, D, ma ha detto che c'era pienone, perché secondo me il livello di Serie D secondo me sta diventando più attraente rispetto alla Lega Pro, non perché la Lega Pro non è attraente, ma vedo che ci sia più riscontro soprattutto a livello di pubblico, perché tante piazze sono scese dal passato importante. Guarda quest'ultima partita che abbiamo visto adesso tra Licata e Cavese in Serie D. Tu spesso hai detto durante queste 15 puntate non riesco ancora a capire cosa ci possano fare delle compagini del genere in Serie D. Basta vedere tutte quelle che abbiamo annoverato poc'anzi quando leggevamo appunto il girone H, no? Tra i più belli, spettacolari di questa Serie D. Girone A, solo per dirne un altro, il Casale, il Novara, il Dertona, il Varese, sono tutte piazze insomma che hanno fatto la storia di Serie C, Serie B e Serie A italiana a livello calcistico. Auguriamo a tutte queste formazioni che o prima o dopo possano rientrare tra i professionisti, perché poi con la nuova riforma sarà dura per tutti, ma speriamo che ci sia un cambiamento globale per quanto riguarda il pianeta calcio. Che altro dire? Io ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità, abbiamo conosciuto altri parenti, vedremo di conoscere altri tuoi parenti per le prossime puntate, fra un po' faremo anche caramba che sorpresa, va bene tutto caro Ilario. Devo sapere qualcos'altro, hai qualche figlio sparso per il mondo che io non so che gioca a pallone? Può darsi, proliferare è uno dei principi dell'essere umano. Va bene. Avevo capito che al posto del biberon a te ti mettevano il pallone, ho capito, fin da piccolo. Va bene, grazie ancora Ilario. Grazie a tutti coloro che ci seguono, che sono molti, vedo, e fa piacere per me e per te, perché è un programma che è molto seguito, ma in più per far conoscere l'interregionale, e parecchie società che nessuno conosce da nord a sud, fa piacere tutto questo riscontro. Ci vediamo martedì prossimo con un'altra puntata. Grazie ancora e buona serata da Daniele Emanueli. Grazie ancora.